Torna alla vittoria la Voluntas Spoleto e lo fa dopo 6 giornate di digiuno contro un Castel del Piano che al comunale è costretto a fermarsi per 4-1. Pronti via ed i padroni di casa passano subito al terzo di gioco. Bella azione di Domenico Antonio che entra in area e serve la corrente Pigazzini, bravo a depositare in rete da 2 passi per l'1-0. Il pari degli ospiti arriva al 17esimo, quando il centrocampo di casa perde palla, Merckxhouse ne approfitta, entra in area, serve Sisani che sul secondo palo infila alle spalle di Palanca. Al 44esimo il Castel del Piano colleziona forse l'azione più pericolosa del primo tempo. Mancini entra in area dalla destra e serve Sisani, ma Palanca è bravo e respinge di piede. Il vantaggio della Voluntas arriva proprio allo scadere con Storani che da centro area infila in rete per il 2-1. Nella ripresa la Voluntas va vicinissima al Tris al 24esimo con una bella azione di Pigazzini che mette al centro per Veneroso, bravo ad aprire poi Pestorani, ma il suo tiro ad incrociare fa la barba al palo. 2 minuti più tardi Veneroso fallisce un gol clamoroso, in contropiede Storani sale sulla sinistra e serve proprio Veneroso che da 2 passi calcia clamorosamente alto. La risposta del Castel del Piano è immediata con Paradisi che dal centro dell'area prova l'acrobazia ma la conclusione finisce sopra la traversa. Al 32esimo i padroni di casa fanno driss grazie ancora ad una splendida azione di Di Domenico Antonio che mette al centro per Gramaccioni, bravo a depositare in rete. Il poker è servito al 39esimo, ancora in contropiede Pigazzini serve Di Domenico Antonio che al centro area infila per il 4-1 finale. Prima del fischio del direttore di gara trascorrono ben 7 minuti di recupero, poi decreta la vittoria della Voluntas Spoleto. Sì, oggi abbiamo raggiunto il risultato pieno, ma credo che erano già 3 partite quelle che avevamo pareggiato ultimamente, che forse eravamo usciti sempre dal campo meritando qualcosa in più del pari. Non eravamo stati né cattivi né cinici, oggi lo siamo stati. E ci portiamo a casa 3 punti fondamentali per quello che è, insomma, un viatico verso una salvezza, speriamo abbastanza tranquilla, che è questo il nostro obiettivo. Dicevo, 6 giornate d'astinenza, comunque è il 4° risultato utile consecutivo di questa Voluntas che comunque ha perso dei pezzi importanti proprio in questi ultimi giorni. Ma guarda, ti ringrazio di questa domanda, perché di questa valutazione, perché penso che questa vittoria è il giusto premio a chi è rimasto col sottoscritto fino alla fine e ha dato tutto fino all'ultimo minuto prima dell'apertura del mercato, poi è giusto che ognuno farà le proprie valutazioni, però ci tenevo a sottolineare l'impegno dei ragazzi a cui avevo chiesto un regalo per noi stessi prima dell'apertura del mercato, poi ognuno farà tutte le considerazioni del caso, però credo che sia il giusto premio di chi non ha mollato un centimetro fino alla fine. Tra questi c'è sicuramente Pulci, che è uno dei giocatori più affezionati ai colori biancorossi. Una grande prova oggi. Ma sì, una prova di tutta la squadra. Io volevo fare, come ha detto il mister, ringraziare tutti i compagni, perché è una cosa che ha chiesto lui, ma è una cosa che ci tenevo anch'io, di non chiudere, poi non si saprà come andranno le cose, però almeno di lasciare il segno e fare capire che nonostante tutte le difficoltà, almeno siamo stati uomini fino alla fine. Sembrava che nonostante, diciamo, lo svantaggio iniziale eravamo riusciti ad entrare in partita col gol di Sisani, poi questo secondo gol probabilmente allo scadere si è fatto girare un pochino la partita dalla parte della Voluntas.